dice Luciano, io colgo, ovviamente anche per il ruolo, per la funzione istituzionale, un qualcosa che non so bene definire, che va al di là di quello che abbiamo avuto fino a oggi. È questo il modello a cui dobbiamo lavorare? Significa rimettere le mani sull'assetto istituzionale della democrazia italiana? E come si riesce a salvaguardare la democrazia e a rafforzare, perché altrimenti non se ne esce, la partecipazione popolare? Ecco, questa è la mia domanda. Io mi associo, non per dovere in circostanza, alle considerazioni svolte sulla sua persona, poc'anzi, e la domanda è questa: e conviene con chi le porge questa domanda che l'assetto organizzativo dei partiti attuale sia di stampo feudale, di qualsiasi orientamento che si siano, e quindi abbiano una impostazione che rispetto a quella di uno Steve Jobs sia agli antipodi? Se conviene con me in questo senso, quale potrebbe essere secondo lei la ricetta per risolvere questo gap, questo problema? Grazie. C'è il sindaco e c'è il sì, io approfitto anche perché ho un altro invito, quindi devo andare via. E mi sembrava dovevo prendere la parola e salutare e ringraziare D'Alfonso per la presenza che era messa. E io non conosco il libro, quindi non entro nella discussione, però ho colto nei suoi passaggi alcuni aspetti. E qualcuno prima, il senatore Scaliscia, diceva che è un momento difficile la politica, ce lo diciamo un po' tutti qua, dalla destra al centro alla sinistra. E quello che in un passaggio di uno dei suoi primi interventi mi è sembrato di capire, non vorrei sbagliarmi, che sostanzialmente l'Abruzzo, parliamo della nostra regione ovviamente, l'Abruzzo ha bisogno della politica, ma la politica partitica, mi è sembrato di capire, perché io credo che alla base di questa crisi che abbiamo nel nostro paese e quindi nella nostra regione ci sia appunto la crisi dei partiti sostanzialmente, perché come si diceva c'erano motivi di scontro, ma perché forse avevamo gli argomenti per scontrarci. Oggi il problema a mio avviso è che non abbiamo gli argomenti per scontrarci, o perlomeno si triplano gli argomenti. Poi in un passaggio, una domanda che faceva Maria Rosaria, la quale voleva portare il tiro verso diciamo i cosiddetti movimenti che stanno nascendo da tutte le parti, non mi è sembrato che ha dato una risposta a Maria Rosaria, anche se poi sostanzialmente ha usato un termine dicendo a coloro che si buttano in politica i casuali. Beh, io credo, lo posso dire con la mia esperienza, perché ieri sera abbiamo dato anche uno spettacolo in Consiglio Comunale sotto certi aspetti, maggioranza e minoranza, senza fare distinzioni di sorta, lo dico col sorriso in bocca, perché effettivamente mi rendo conto che ci sono questi casuali. Questi casuali che praticamente non riescono a portare avanti un discorso politico, non riescono a esprimere una capacità amministrativa. Allora faccio una domanda che potrebbe essere scontata da un uomo della Prima Repubblica, come lo sono io, e non stiamo facendo più male in questo momento con questi movimenti, non c'è la necessità di un ritorno ad una politica partitica, anche se ci sono scontri su problemi reali, ecco questo io dico. L'unica cosa che chiedo scusa, come un altro impegno, devo andare via, se riusciamo a dare la risposta, non è questione di fare un caso, ma
domande in bilancio. Grazie. Possiamo far fare almeno una domanda sì. a lui, così poi parte. Ma io una riflessione un attimino sulla politica, no? Riflessione domanda. Si parlava della Val di Sangro, oggi abbiamo giustamente una certa realtà che va potenziata, il polmone che regge. Ecco, questo non è che è stato un fatto casuale. Secondo me è stato un fatto che l'allora ministro Cassari e l'allora il senatore Graziani, il senatore Stanisch si battagliavano per raggiungere un obiettivo. Mi viene in mente Don Camillo e Peppone, no? Che avevano tutti un obiettivo di fare e quindi migliorare. A me sembra che oggi dei vari Don Camillo sono rimasti da una parte, dei vari Peppone da un'altra parte, e non c'è più questo spirito di battagliare, quindi un pochettino qualche personaggio che da qualche parte si muove, lavora, fa qualcosa. Secondo me dovremmo rianalizzare anche un po' di più perché ci troviamo in questa situazione e quindi le scelte fatte prima, e nel complesso la politica dovrebbe ritornare al centro. Oggi da tutte le parti sentiamo dire male alla politica e alla casta. Però io milito in un partito che non sta più nemmeno in Parlamento, le risorse non ci sono e quindi sembra che la politica lo possa fare solo chi c'ha dei fondi, cioè tornare un po' alla vecchia maniera, i grandi baroni. Quindi la politica deve essere finanziata, ma con maniera oculatezza, e quindi mi fa piacere le cose che lei diceva prima, impostate in questo modo. Le domande sono tante ed impegnative. Naturalmente mi permetterete di dare precedenza, almeno nel tentativo di risposta, alla domanda del sindaco. Ma io credo che i partiti hanno una fondamentalità indiscutibile, alla condizione però che non siano degli shuttle per collocare in alcuni momenti legittime ambizioni, ma se sono soltanto le ambizioni quelle che vengono collocate diventano illegittime. Io sono stato fotografo di alcune esagerazioni, perché ho cercato di rileggere a ritroso la storia del regionalismo politico abruzzese, ed è una storia veramente che si può leggere alla rovescia, prima il vicepresidente e poi il presidente. E ho la sensazione che questo malanno stia producendo un malanimo che bloccherà la democrazia regionale dell'Abruzzo. Perché succede questo? Per esempio, questo non è successo in una bella regione che non è lontana da noi, è molto più piccola della nostra, e aveva anche molto più disagio della nostra, in Basilicata, è andata in onda, a parte la vicenda dell'inquinamento del sottosuolo e del sovrasuolo, ma è andata in onda una bella pagina di classe dirigente. E lì uno può toccare con mano quello che la decisione pubblica ha prodotto in più rispetto all'assetto di un territorio, a parte quel capitolo, diciamo, dello svilimento del sottosuolo e del sovrasuolo a causa, diciamo, dell'economia da idrocarburi. E lì perché si è creato un equilibrio formidabile nella selezione della classe dirigente e nel ruolo dei partiti? Perché c'è stato dall'inizio alla fine di ogni anno e negli anni nei quali si prendeva decisione un dibattito nel merito delle questioni che è stato all'altezza della sfida. Lì per esempio c'è stato un giovane segretario regionale del PD che ha fatto un'operazione straordinaria di facilitazione della selezione della classe dirigente, davvero dappertutto, senza trucchi, le primarie ad ogni opportunità, senza atteggiamenti zigzaganti. Dove poteva vincere la Casa Reale si sono fatte le primarie, e dove la Casa Reale poteva perdere le primarie sono state accantonate. Noi dobbiamo fare in modo che rivinca come criterio e come cifra della nostra democrazia il confronto, e dove insomma si torna a dare importanza a quella che Moro chiamava gli iniziatori di iniziative. Io una volta ho promosso un dibattito da segretario regionale del partito, il combattimento di idee,
e chiamai a raccordo il ben di Dio dell'Abruzzo, da Raffaele con la pietra al gigante della Micron di Avezzano, aiutami, come si chiamava, no, non me lo ricordo, quello bravo, insomma, l'italo americano, italiano di nascita e americano di lavoro, ma ci mettemmo dentro tutto per cercare di scuotere questa regione affinché venissero fuori delle lampadine, perché Amato dice che ogni idea è una lampadina. Insomma, la classe dirigente si deve far riconoscere per la capacità che ha di produrre idee innovative. Quali sono le idee innovative? Non sono le idee per forza diverse rispetto a quelle del passato. Le idee innovative sono quelle che consumano di meno, che costano di meno e che durano di più. Lungo quale strada? La strada della crescita. E questo concerne la vita istituzionale. Per esempio, questa regione ha bisogno di una nuova architettura istituzionale interna, che non sono i cazzotti allo stomaco che dà il Parlamento, purtroppo, senatore e onorevole, che non sono le tentazioni riformiste di quest'estate, che ogni giovedì arrivava un pugno all'indirizzo dei comuni e degli assetti territoriali. La revisione istituzionale interna a questa regione significa una nuova fotografia scattata dall'Abruzzo e dal luogo legislativo dell'Abruzzo, che è il Consiglio regionale, che deve riconoscere che dal 1861 l'Abruzzo è cambiato. La storia dell'Abruzzo non è più descritta solo dalla città capoluogo di regione o dalle quattro città capoluogo di provincia. C'è un grande ruolo che viene descritto per questa regione dalla vostra città, da Lanciana, da Vasto, da Ortona, da Penne, da Castel di Sangro. Io sono molto amico del sindaco e del vice sindaco di Castel di Sangro, che sembrano degli UFO. Ho detto: ma come siete riusciti a fare questo ben di Dio qui? Mi hanno risposto loro, scherzando: ci siamo messi sotto il livello dei radar, non siamo percepiti. Non sanno che abbiamo fatto una specie di Bagnaluca non conosciuta da nessuno. Impianti sportivi, insediamenti produttivi, strutture commerciali, strutture formativi, spazi per il verde, storia, identità, cibo di qualità. Hanno fatto un presepe che funziona. Ma detto, però la politica non lo sa, perché se l'ha pure ci strozza, ci soffoca, ci ostacola, ci svilisce, ci invalida. Ci siamo messi sotto il livello dei radar. La frase è: non essere conosciuti. È la cifra di come ci si raffronta rispetto alla decisione pubblica. Allora serve una riorganizzazione della macchina istituzionale. Ma chi la fa? Non Cerulli Renzi o Fabrizio Marinelli. La deve fare la politica, nelle sedi dei partiti, perché sennò sono dei tentativi. Qual è il limite dell'azione di Monti? Resiste perché ha credibilità personale. Se non ci avesse quella storia di dignità personale, sarebbe già stato preso a calci. Qual è il limite? Che non è ripensato in nessuna sede ciò che loro pensano, non è arricchito in nessuna sede ciò che loro producono mentalmente, è teoria allo stato puro senza nessuna verificazione. Che poi la politica non è che fa soltanto l'allargamento al numero, alla moltitudine, la politica fa anche verificazione. Quando il migliore Bersani, che è il ministro dell'industria e dei trasporti, approcciò alla 488, e molti di voi sanno che cos'è la 488, a lui venne in mente, perché coniugò ciò che sentiva come lamentazione degli operai con ciò che sentiva come lamentazione delle imprese, con ciò che lui capiva come produzione procedurale e burocratica interna al Ministero, che i progetti della 488 devono essere richieste di aiuto. Poi lui disse: alto, non è che quando finisce la prima dotazione rifacciamo un nuovo bando e perdiamo tempo, facciamo una long list e ogni volta che abbiamo soldi ce li spalmiamo. E poi disse: e facciamo sapere alle regioni che quelli che si sono candidati per la 488 nazionale hanno idee di sviluppo per quei territori, quindi informiamo le regioni. Non dovesse fare che facciamo come sta Leonio, una procedura a Roma, una procedura nelle città capoluogo di regione. Insomma, ci mise quel di più di intelligenza che viene prodotta dalla politica, se è di qualità, se è il frutto di combattimento. Io non sono
di storia di sinistra. Io sono un cattolico democratico, io ho fatto a 23 anni il capogruppo della Democrazia Cristiana alla provincia di Pescara. Però ho letto i sacri testi della sinistra. E che cos'è che mi ha convinto della sinistra? Mi ha convinto quello che ci ha lasciato scritto Norberto Bobbio, Pietro Barcellona, che per esempio io mi chiedo perché non lo mandano in giro in Italia? Perché è considerato minoritario quando questo è un gigante? Perché? Mi hanno convinto costoro quando per esempio hanno scritto all'Italia che la sinistra è anche dubbio, metodo da discussione, confronto, pervasività alla ricerca di capire che cos'è che resiste. La domanda ultima, che ha a che fare con la domanda etica, è una domanda della sinistra rigorosa. Ma un'ora come Reitling, che ci portiamo quando lui non ci sarà più? Quelle domande geometriche che faceva, e quelle sono il nettare di una vicenda politica, per non dirvi quella straordinaria dotazione intellettuale che ci ha lasciato Gramsci col concetto di egemonia, che per chi non lo legge bene assomiglia ad una prepotenza, altrimenti è l'espressione massima di senso di un'idea, di una posizione. Dentro tutto questo, che cos'è che io vedo latitante in molta parte dell'Italia ed è il limite che io ho visto in capo al PD? Un'operazione Decathlon è sembrata. Decathlon è questo negozio che ti dà tutto, però poi anche quando hai comprato tutto sembra che non hai comprato nulla, perché è tutto uguale a se stesso, non c'è quasi originalità, è talmente troppo abbondante che non ti soddisfa. Cioè io cercavo dei calzettoni per mio padre e li ho trovati esattamente così esagerati come li cercavo, ma poi ho detto è troppo, quasi non ha identità, quasi non ha adesione rispetto anche a quella molteplicità di esistenza in vita che è la persona umana. Il PD deve precisare la sua anima, la sua promessa di impegno, deve essere anche affinata dal punto di vista del pensiero politico, la sua interpretazione del mondo va affinata, la sua idea di società. La domanda di Derrida a Fassino fu: qual è il blocco sociale di riferimento che ha il PD? Sono domande alle quali bisogna produrre risposta. Il fatto che non sia ancora prodotta risposta non è un dramma, perché una vicenda di partito nasce in decenni, non nasce in qualche mese, ed è la ragione per cui io continuo a credere che l'intuizione è giusta, però lo zaino va riempito di idee valoriali di fondo attorno a queste domande. Bisogna attrezzare delle risposte: uno, qual è il blocco sociale di riferimento? Due, qual è l'idea di società che noi abbiamo in mente? Terzo, come si produce la ricchezza? Prima di essere il reddito di Walter Tosto della Micron, la ricchezza è una categoria concettuale. Quarto, come si distribuisce la ricchezza? Quinto, quali sono i nuovi diritti? La questione di cui si è parlato prima. Andare oltre una declaratoria generica del diritto all'ambiente. Precisare che significa. Che significa per esempio anche una democrazia progressiva oggi? Che significa rispetto a come l'ha intuito gli atti? O a come l'ha intuito Moro? Che significa per esempio cittadinanza europea? Che significa? La cittadinanza nazionale l'abbiamo capita, è il patto diritti e doveri, fiscalità, diritti, welfare. In Europa, nella dimensione statuale europea, che significa cittadinanza europea? Qual è il di più che ci viene dall'Europa? Insomma, lo vogliamo sfondare questo muro che non ce la fa dire bene che cos'è l'Europa? Se è soltanto vicenda monetaria, non ci convince. Io ho studiato un po' questa roba e mi hanno spiegato e ho capito e voglio ridire che le istituzioni funzionano se producono convenienza. La stabilità monetaria è una convenienza dello Stato membro. Al cittadino che arriva dell'Europa, se ad ogni domanda di diritto si dice deve essere lo Stato membro, allora stabiliamo la cifra di diritti che va garantita dalla statualità internazionale dell'Europa, stabiliamo la cifra dei doveri che riguarda il cittadino rispetto all'Europa, precisiamo, osiamo. Questa storia che noi produciamo rispetto all'Europa soltanto dei contenitori assomiglia alla storia del contenitore del PD. È un contenitore,
che deve fare miscela culturale, va bene, ma per produrre quali idee valoriali rispetto a queste grandi questioni della civiltà oggi dell'uomo? Vedete, tutto questo non lo produce Bersani se parla con Fassina e basta. Questo lo produce un movimento crescente di riflessione. Come fu? Ma guardate, come si intuì quella straordinaria vicenda del 1949 in Italia? Pochi lo conoscono, lo riconoscono. Qual è il limite dell'accordo, diciamo, di solidarietà di oggi rispetto a quello del 49 o del 76? Qual è? Che non c'è stato lo spirito partecipativo. Eppure sembra la stessa cosa. Forze contrapposte di partenza che collaborano per un grande bene nazionale, la salvezza. La salvezza. La salvezza era in campo nel 76, la salvezza era in campo nel 49. Che cos'è che è mancato? Che cos'è che non ce lo fa percepire come una cosa, diciamo, carica di stelle? Perché non vediamo le stelle adesso? E nel 49 si vedevano le stelle, e nel 76 si sono viste le stelle. Quando Berlinguer disse: io lo so che perderemo voti, ma diamo luogo a questa esperienza di solidarietà nazionale che si ingigantì con l'omicidio Moro. Perché? Venne fuori tutta la dimensione di statista di Berlinguer e la grande forma di grande partito democratico del Partito Comunista, che fa il paio con l'atteggiamento di Kohl in Germania, quando sapeva che avrebbe perso voti, tant'è che poi perse con l'unificazione della Germania. Davanti alle grandi conquiste di una dimensione comunità statuale non si sta a guardare al particolare del più uno o meno uno. Tutto questo non c'è stato in questa evenienza, congiuntura politica, perché è mancato il ruolo dei partiti. Ma voi i dibattiti dei cosiddetti organismi vi tornano, è tutta una discussione del chi sta sopra e chi sta sotto. Il dibattito a livello nazionale dei giovani turchi è una discussione che punta ad assicurarsi la candidatura in questo sistema maldestro di elezione. 15 anni fa, il parlamentare era conosciuto e riconosciuto. Oggi, benché ci vada, chi si candida al Parlamento è solo conosciuto, ma non è riconosciuto. Guardate che è pericolosa questa distinzione, questa separatezza tra conosciuti e riconosciuti. E che ci fai della persona conosciuta che è inavvicinabile? Passera va benissimo, io ho simpatia per lui perché farà bene, ma il problema è che quello non parlerà con nessuno. È inavvicinabile, è conosciutissimo, ma non riconosciuto. Oh, guardate, questo libro, se io potessi, direi che è un libro dove si scrive di una certa idea del potere. Io qui osanno il potere, perché il potere è il più grande strumento del quale dispongono i cittadini, che hanno solo quel potere lì, quello della rappresentanza politica, che richiede prefigurazione della realtà. Il politico chi è? È uno che prefigura una realtà migliore, che oggi non c'è, ma che può esserci. E la sua bravura è nella prefigurazione e poi nella realizzazione. Chi è che sa prefigurare? Chi la conosce la realtà che non funziona? Per conoscerla tu devi ascoltare, rintracciare, cucire. C'è bisogno di una nuova architettura dentro la regione Abruzzo. C'è bisogno di una nuova architettura tra la regione Abruzzo e le regioni limitrofe. Ma stiamo scherzando? La fatica che deve sostenere un imprenditore che sta a schiena d'asino tra San Salvo e Montenero di Bisaccia. Sono due regioni con due legislazioni non dialoganti. Vanno create le aree di confine, non come aree di debolezza, come aree magiche elettromagnetiche per l'attrazione di investimenti. Castel di Sangro non ci si sente abruzzese. Sotto i radar, non abruzzese, si sente apolide quella città. È un'area di confine magica, come è magica ogni area di confine. Voi pensate al rapporto dell'ultima zona dell'Abruzzo rispetto alle Marche, invalidi civili involontari. Invece dovrebbe essere un'area formidabile, a legislazione in armonia. Ma chi ci deve pensare a questo? Ci deve pensare un eletto bravo, che va individuato bene, sulla base di un lavorio che nessuno da solo può fare.
probabilmente io vengo recepito oggi da voi. Non c'è uno da solo che può fare questo lavoro, è un'illusione, ci vuole una comunità, ci vuole un lavoro collettivo. A Pescara io ho vinto dove hanno perso altri. E perché ho potuto vincere dove hanno perso altri? Perché c'era un lavoro sedimentato, ci provò uno e non vinse, ci provò l'altro e non vinse, ma nel frattempo c'era il lavoro sedimentato, c'era una dotazione programmatica di qualità, di intuizioni, di capacità di ascolto, e poi è arrivato colui il quale ha aggiunto quel differenziale. Non c'è più questo, c'è Decathlon in giro, c'è una cosa che assomiglia al cacao meravigliato, che assolutamente richiede una riconversione. I movimenti non sono un inciampo della democrazia, neanche quella locale, alla condizione che i movimenti non siano un sostituto accelerato dei difetti dei partiti. Devono essere una integrazione della vita dei partiti, una facilitazione. Vedete, io ho ricevuto tanto dalla politica e mi dispiace che ho creato dolore. Io ho ricevuto tanto, mio padre, vi racconto una cosa scherzosa, io a 14 anni volevo la motocicletta e i miei genitori non me la potevano fare. Mia sorella voleva il Vespone perché la vedeva in capo alle sue compagne di scuola. Io lo volevo ma non lo chiedevo ai miei genitori. Sono andato a lavorare e mi sono procurato un bellissimo Vespone 150. Poi, siccome ci provavo gusto, lavoravo e mi pagavano, mi feci anche una bella autonomia. Sono stato eletto giovanissimo. Mio padre mi spiegò, quando venne eletto giovanissimo, che i soldi che provengono dalla politica non sono dell'eletto. Mi voleva dire mio padre, cosa che ho recepito, quando vai in giro, quando incontri le persone, qualsiasi esse siano, sei tu che hai degli obblighi nei loro confronti. Dalla storia del caffè a tutto quello che segue. Ma questa idea mi è rimasta stampigliata, che il soldo derivante dall'attività politica non è di colui il quale li prende dal punto di vista della legittimazione tra virgolette lavorativa. Perché vi sto dicendo questo? A proposito dell'idea di potere che ho e a proposito dell'obbligo di riconoscenza che io provo, io ho ricevuto tutto quello che si potesse ricevere da un singolo: apprezzamento, simpatia, soddisfazione. Il sorriso dei cittadini che quando ti vedono si siedono con gli occhi sui tuoi occhi. Io una cosa voglio restituire alla politica, naturalmente alla comunità politica che mi sta vicina, che mi ha dato tanto, che mi ha supportato, mi ha dato quella cosa speciale che è il voto. Voglio facilitare assieme ad altri l'insediamento di una scuola di regione, un luogo di formazione di qualità, presieduto questo luogo da Derita, diretto da un giornalista di sinistra di valore come Fabrizio Masciangeli, che è un docente di dottrine politiche. Ci insegneranno Cacciari, che verrà a fare una volta l'anno una lectio magistralis, verrà l'8 di febbraio e poi il 1 di giugno, quest'anno particolarmente, Rodotà, Manzella, Viesti, Trigilia, ed altri intellettuali che adesso non mi vengono, Ornati, insomma i numeri uno in Italia, li ho contattati uno per uno, tutti gratuitamente per l'anno. Il costo di questa scuola sarà di 150.000 euro l'anno, per costi di gestione di vita, sarà tutta in autofinanziamento tra banche, fondazioni nazionali, la fondazione Bozzi, la fondazione Pastore, Will e Cis, la fondazione Gramsci di Giuseppe Vacca, il CNEL ci aiuta e CEIDA che fa formazione di manager, per il 51% sarà io tre politiche, per il 49% di tecnicalità amministrativa. Finisco subito, signore. La missione, l'ambizione di questa scuola è di ristabilire le forme della politica e della discussione politica. Noi abbiamo avuto un rettore in Abruzzo che io avrei visto presidente della giunta regionale in un periodo. Però mi si spiegò che siccome non veniva dal partito, veniva dalla società, non avrebbe assunto impegni e non li avrebbe mantenuti. Fu questa un po' la risposta educata che mi si fornì. Il buon Luciano Russi amava dire che il compito del politico è il discorso pubblico,
che non significa che il politico fa il discorso al pubblico, significa che il politico facilita la riflessione pubblica, che non è un'attività che tu trovi in natura. Naturalmente non trovi la discussione politica, naturalmente tu trovi il dire collettivo, ma non la discussione crescente, quelle cose che piacevano tanto ad Angelo Sante. Io non ho partecipato alle discussioni di Angelo Sante, ma so che lui aveva un cammino ordinato, crescente, per arrivare poi al nodo. Questa scuola formerà il regionalismo di questa regione, che non c'è mai stato. Il regionalismo, senatore e parlamentare autorevole che mi hai interrogato con la tua domanda, Graziani, e anche al sindaco, lo voglio dire, a quelli che mi hanno fatto le domande, regionalismo che io intendo così: avere contezza di tutti i poteri che ha la regione oggi, che non è la regione di Carlo Sprecacenere e di Ciammaichella, un po' di caccia, un po' di pesca, un po' di sanità e qualcos'altro. Oggi è uno Stato con dei poteri che, se io ve li leggo, vi dite: ma davvero? Guardate quali sono i poteri normativi della regione. Brevemente: commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, sto leggendo l'articolo 117 della Costituzione, professioni, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e di navigazione, coordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, previdenza complementare e integrativa, casse di risparmio, casse rurali, ho omesso altro. Questa si chiama legislazione concorrente, della quale dice la Costituzione: la produzione di merito legislativo la fa la Regione, i principi cornice li fa lo Stato. Voi mi dovete dire, escludendo Lombardia, Toscana, da qualche tempo il Piemonte e il Veneto, quale regione consuma fino in fondo i poteri rinvenibili dalla sua dotazione costituzionale? Questo è il punto. E guardate, la produzione normativa su questi campi non significa chiamare il bravo del diritto che più o meno lavora dentro la regione. Significa dare luogo ad una grande vertenza dentro la società, scuotendo i mondi vitali della società. Questo non lo può fare né un singolo, né 10 singoli, né 50 singoli. Lo fa una democrazia organizzata che tecnicamente si chiama liberal democrazia di una regione. La liberal democrazia sono i corpi intermedi per il come si organizzano: partiti, sindacati, categorie, mondi vitali, e solo i partiti hanno gli strumenti, se ci lavorano, per intercettare questo ben di Dio dei geni invisibili. Solo i partiti hanno i vocabolari di decodifica, però ci devono lavorare, devono avere realtà che non vengono umiliate, devono superare la categoria della paura. C'è la paura. Quello perché sta facendo così? Perché c'è questa animazione? Perché c'è questa voglia? Vedete, e concludo questo primo dire, poi il sindaco mi permetto di dire che è liberabile. Io sto facendo uno studio con un amico che mi sta aiutando, tra l'altro è venuto questa sera qui, su che cos'è l'indipendentismo in Catalogna, dove i socialisti del lavoro catalani sono andati ad un livello talmente evoluto per cercare di dare espressività al territorio, cercando di rintracciare anche l'ultimo millimetro di istanza posta. Insomma, io una cosa ho capito: che la democrazia e la rappresentanza politica sono attività molto complesse. C'è bisogno di un circuito e di un coinvolgimento sempre più largo. È straordinario questo rapporto di rivitalizzazione costante che c'è tra istituzioni, partiti e movimenti. Questo circuito che nei momenti in cui c'è stato ha dato una funzionalità straordinaria. Ma l'Emilia Romagna di Aureliana Alberici, la moglie di Achille Occhetto, concepì con questo tipo di circolarità
l'esperienza avanzatissima anche rispetto agli Stati Uniti delle esperienze di alternanza scuola-lavoro. Avevano le, come si chiamano, le aziende municipalizzate, mandavano nelle aziende municipalizzate i migliori ragazzi in uscita dal sistema di formazione scolastica per saggiare le prime occasioni di ingresso al lavoro. La norma nazionale non c'era, l'INAIL lo percepiva come irregolarità. Aureliano Alberici concepì il fatto che c'è bisogno di dialogo tra luogo della formazione scolastica e luogo del lavoro, tant'è che quei ragazzi che fecero 90 giorni il periodo estivo l'esperienza di alternanza scuola-lavoro erano ragazzi meglio veicolabili nel mondo del lavoro. Come mai venne fuori questo? Perché questa idea innovativa? Perché l'Alberici, e soprattutto nella Bologna di quegli anni, c'era una partecipazione politica talmente accogliente e capace di ascoltare che le lamentazioni di quelli che erano a rischio di lavoro, soprattutto nel mondo giovanile, vennero registrate attivamente, si trasformarono in politiche, in idee che diventarono misure amministrative. Questo te lo fa incassare solo la politica. Non c'è lo studio Ambrosetti che offre questo, non c'è il CNEL che fa questo, è soltanto la politica. E guardate una regione come questa, e poi consentitemi, se scavalco qualche, poi risponderò alla Marca Adriatica, una regione come questa si salva solo con la politica, perché non ha i numeri demografici. Una regione come questa si salva solo con la politica, non ha i numeri demografici per essere competitiva. O pensa oltre sé e pensa se stessa in un contesto più ampio, l'idea della Marca Adriatica, l'idea della macro regione dell'Europa, dell'Adriatico, è un'idea che diventa realtà solo se la politica ha la forza di creare alleanze. Noi siamo nei 150 anni dell'Unità d'Italia, ma Cavour come ha fatto a fare l'Unità d'Italia? Con una elaborazione politica di alleanze. Non sono state le cancellerie, è stato lui. Le cancellerie gli dicevano di non intervenire in Crimea. Fu lui a capire l'opportunità della decisione giusta in quel momento di intervento in Crimea. Vedete la politica. Ma perché quando Spaventa capì che le società andavano nazionalizzate, l'alternativa alla nazionalizzazione della società ferroviaria qual era? Di dare più concessioni a quelle preesistenti, le quali si prendevano il pezzo conveniente e non si prendevano l'Italia, che fu poi la replica dell'idea di Nenni nel 1959, quando portò l'energia elettrica in tutta l'Italia, anche ai paesi che non avevano i numeri. Vedete la visione, il pensare ciò che ancora non c'è in un tempo in cui ci servirebbe e non c'è ancora quello che serve. Un'ultima risposta. Vedete, io se fossi segretario nazionale del PD farei una battaglia vera per cambiare la legge elettorale. Bersani, che è bravo, guardate, è un galantuomo, una persona seria, io lo preferisco ministro. Lui ha detto una cosa che a me convince molto, che il suo PD è un'infrastruttura della società. Sapete che significa, correttamente inteso? Che il PD non si fa carico di tutto in ogni momento. Il PD, per esempio, per i referendum si è fatto carico di organizzare la partecipazione, ma non ha messo il cappio al collo all'evento vittorioso. A Milano non ha vinto un uomo del PD alle primarie, non fa nulla, l'importante è che si vincano le secondarie come coalizione. Questa è l'idea veramente kennediana della funzione del partito, di un grande organizzatore sociale e non di uno che divora ogni volta tutto quello che c'è. Che cos'è che io non condivido, per esempio, della battaglia del referendum sul Porcellum? Vinta quella battaglia, adesso c'è bisogno di fare una proposta di legge. Noi abbiamo i migliori legislatori nazionali nelle università. Da Amato, che ce lo invidia il mondo, da Amato, Augusto Barbera, Angelo Panebianco, ma che ci vuole a mettere insieme 10 persone nella struttura della Fondazione Gramsci per fare una proposta resistente che metta riparo a questa assurdità? Guardate, è inconcepibile, è veramente inaudito, e questo si trascina con sé molta lotta distruttiva dentro la vita dei partiti attuali, dentro il PD. Il PD ha dentro di sé la malattia
del Porcellum, che ha infestato e ha infettato di sé anche la vita ordinaria del partito, perché ormai tutto si fa per entrare in una fellowship con il capo che poi ti mette in lista. Non è più l'eccezionalità della sinistra indipendente, che voi vi ricordate, i più bravi venivano concepiti in una quota di sale dentro la rappresentanza politica allora della sinistra, ma anche la Democrazia Cristiana, i cosiddetti esterni. Carlo Boff ha fatto il senatore rettorissimo, Ornaghi ci sarebbe entrato anche prima a fare il politico, diciamo aiutato, ma la grande parte poi era in un circuito vitale. Ecco, io su questo vedo dei vuoti. Per tornare a livello locale, io penso che le idee che andrebbero coltivate da un sindaco o da uno che vuole, diciamo, ridare una spinta ulteriore rispetto a quella di cui già gode una città come questa, mi porrei un'ambizione: rendere immaginabile il paese anche a favore di chi non c'è mai venuto. C'è stato un sociologo americano, Richard Florida, che era quello delle 3T, un discorso un po' complicato e lungo che non voglio fare, però lui diceva che una città ha bisogno di essere immaginabile. E una città la si rende immaginabile se noi pensiamo a chi non ci è mai venuto, ma ci deve venire, ponendosi la domanda: ci devo andare, come faccio? Allora, che cos'è che rende immaginabile una città? Una funzione specifica non ripetibile. È chiaro che ci sono diversi livelli di competizione. A testa deve competere con città in competizione su sua misura. Qual è lo specifico di Atessa? Una città che, per esempio, dai natali fornisce gli spermatozoi allo sviluppo industriale, può rinunciare alla qualità della vita? Assolutamente no. Deve essere anche all'altezza rispetto alla domanda di qualità della vita. E questo lo dico sapendo che le multinazionali o anche le nazionali, quando decidono di rimanere o di andare in un luogo, si pongono la domanda: qual è la qualità della vita? Che fa il personale che ci lavora nell'azienda che sta lì dopo che ha finito di lavorare? Qual è la quota di teatralità che va in onda? Qual è la combinazione tra scuola? Qual è la lontananza con l'università? Qual è la qualità del trasporto pubblico? Che succede nel tempo libero in quella città? Ci si sta bene, ci si sta male? Che accade? Guardate, io questo non è che lo so perché l'ho letto in qualche libro. Io ho vissuto per 6 mesi in giro per il mondo a caccia di ospitalità di qualità per mio fratello, e in un paio di lunghi viaggi sono capitato quasi a fare dormiveglia in lunghi viaggi per il mondo della speranza con miei compagni di viaggio, alcuni dei quali autorevoli manager mondiali di colossi, tipo il colosso della Sar Novares di Manopello Scalo e di San Buceto. La proprietà sta a Chicago, e naturalmente io gli ho fatto la domanda: ma voi quando decidete di andare dove? Come scegliete il vostro dove? E lui mi ha detto: guardate che non c'entra quasi più nulla l'incentivo economico. C'entra per esempio la capacità di interazione amministrativa. Far percepire che si percepisce l'alleanza. Cioè che quell'impresa sta a cuore. Non è possibile che uno risponda come risponde l'attuale inquilino del Palazzo di Città di Pescara. Che ci posso fare? Non è mia competenza. Non esiste in capo chi ha un potere pubblico, la risposta non è di mia competenza. Perché ci sono le competenze classiche della legge che si esauriscono, ma c'è la competenza della promozione istituzionale che non si esaurisce mai. Cioè tu hai una competenza di promozione istituzionale che ti consente di chiamare col telefono presidente di regione, ministro, prefetto, chi ti pare e piace, poiché tu hai anche la premura del governo di quel territorio, e in ragione di quella premura tu hai il diritto di occuparti di tutto. Io per fare così mi ritrovo indagato, ma rifarei la stessa cosa. Rifarei la stessa cosa, perché io ho l'obbligo di spiegare perché ho fatto, e ci sta tutta che io debba spiegare, che io ho sottoscritto un patto con i miei cittadini. Io il problema del porto lo risolverei. È arrivato il sequestro, dove sta il dramma? Faccio istanza di sequestro e presento una nuova perizia con nuovi valori. Non è possibile che io ritenga che quel dato che è accaduto è stato deciso sull'Olimpo, dunque sono in attesa.
Quanto vale il porto non invalidato? Tanto, io mi attivo, faccio istanza, che è successo? Queste sedie hanno un porto. Quindi la domanda che anima di sé il suggerimento all'amministrazione, come salutiamo il sindaco che deve andare via, è: rendiamo immaginabile la città, rendiamola funzionale per la qualità della vita e per il potenziamento delle imprese, e soprattutto ogni città si deve fare un profilo e deve avere anche sempre sul tavolo gli ulteriori obiettivi da raggiungere dal punto di vista, per esempio, dell'avvicinamento delle distanze, della sua capacità di produrre facilitazioni, della capacità di interazione con la creazione del reddito e della ricchezza. Il centro in Abruzzo, il giornale, ha avuto un bravo direttore che era Zatterin, il quale diceva: un politico ha l'obbligo di sapere come si produce un reddito nella sua regione, nel suo territorio. Io aggiungo: il politico ha l'obbligo di sapere come si produce la ricchezza. Un sindaco ha l'obbligo di concorrere a produrre la ricchezza collettiva, utilizzando gli strumenti di cui dispone. Ha una leva il sindaco, come sanno gli amministratori che ci sono qui, che è una leva irripetibile, alla condizione che però sappia dove portarla questa leva, di sapere quali sono le idee che devono animare quella leva. Tutto questo è frutto del dibattito nei luoghi della politica. Vedete, il confine che bisogna tenere sempre a mente è quello della legge, di sicuro, ma c'è anche un altro confine di cui bisogna tenere sempre a mente la consapevolezza, che la solitudine, anche la più attrezzata, non produce nulla. La solitudine può portare avvedutezza, strumentazione, mestiere, sensibilità, ma poi il paniere degli obiettivi da raggiungere non può che essere un risultato collettivo, perché è quella comunità collettiva che poi ti aiuta a giudicare i risultati, è quella comunità collettiva che ti aiuta ad aggiornare il programma di governo, anche a fare opposizione a te stesso. Un grande segretario di partito, che purtroppo non c'è più, e quanto bisogno ci sarebbe di lui nel PD, nella Democrazia Italiana, Mino Martinazzoli, era un grande lettore di Primo Mazzolari. Primo Mazzolari è stato un formidabile sacerdote del cattolicesimo più adulto italiano, il quale diceva che noi dovremmo inventare una politica che più che fare opposizione agli uomini, alle persone, impari a fare opposizione ai problemi. E guardate che salutare, diceva lui, fare opposizione anche a se stessi, ponendosi quella grande categoria che è la categoria della domanda. C'è sempre un rischio all'orizzonte, che uno personalizzi. Nella storia del Partito Comunista questo rischio si chiamava il culto della personalità, l'esaltazione di sé, che è sempre in agguato. La comunità collettiva. Si dice: non c'è più il tempo per dare vita ai partiti, perché c'è la rete, c'è il web, c'è internet, c'è la tecnologia, c'è la vicinanza virtuale. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Io, guardate, non vedo l'ora di potermi risottoporre ad un giudizio collettivo, che è quello della gente, perché voglio dimostrare qual è il livello di affiatamento che mi regala la cittadinanza, in ragione di quello stile, in ragione di queste cose che sto dicendo. Io non è che ho saputo risolvere tutti i problemi della città, ma intanto ho dimostrato che avevo un'idea della città che è fatta così, una domanda di sviluppo collettivo, ma sono stato attento anche ai casi individuali. Mi sono sempre misurato anche con le questioni individuali. Non le ho ritenute le questioni individuali questioni minori, perché vedete, e concludo, la politica per me è l'unico strumento che riesce a riempire il vuoto che c'è tra la norma ed il bisogno. Tra la norma ed il bisogno non c'è nessun altro strumento se non la politica, che riempie quel vuoto che c'è, che fa separatezza. Io mi sono occupato, da quando faccio politica, di 39.000 casi di bisogno. Mi sono occupato al rientro delle salme dall'estero. Non c'è ancora una procedura tipizzata.
Se muore, e non ve lo auguro, un vostro parente o amico all'estero, il rientro della salma è una procedura molto complessa. In passato ci voleva anche un parere dei servizi segreti. Io mi sono occupato, da giovane amministratore, da problemi di questo tipo allo spostamento dei pali della luce che impedivano l'edificazione civile di cittadini che volevano soltanto trovare un ricovero alla loro famiglia. Mi sono occupato di finanziamenti bancari che trovavano difficoltà di velocità su misura dell'aspettativa degli imprenditori. Mi sono occupato anche di dare consigli per rendere occupato colui il quale aveva il diritto all'occupabilità. Mi sono occupato di facilitare insediamenti produttivi. Mi sono occupato di rivitalizzazione di edilizia religiosa, fare in modo che il tetto di una chiesa trovasse riparo e riparazione. Così come mi sono occupato anche di piani di sviluppo, di piani strategici. Ecco, io ritengo che il politico ha questa specie di, che posso dire, di mille piedi, che mette la sua energia a disposizione. L'importante è che abbia delle idee, un cammino da percorrere. Molte volte noi abbiamo anche delle abilità, qualche volta delle casualità, che non sanno esattamente dove andare e cosa fare. Ecco, lì noi dobbiamo assolutamente trovare rimedio. Questa sera, secondo me, è stata una bella pagina della quale vi ringrazio, ringrazio Mirko, ringrazio Maria Rosaria, che insomma è ammirevole, perché lei oggi è giornalista del servizio pubblico con una bella esperienza di impegno politico alle spalle. Mi ricordo quel giorno a Bomba, quando ci trovammo a te e Angelo Orlando, e adesso sta qui, diciamo, coltivando ancora questo seme dell'impegno collettivo, sociale e civile che le fa onore. Grazie a tutti quanti voi. Io ringrazio ancora Luciano, Maria Rosaria, ringrazio voi, vi ricordo il libro di Luciano, prendetemi, vi preannuncio un prossimo incontro, dobbiamo ancora definire la data, parleremo di come